per essere venuti in questo posto alla presentazione di Piemonte che cambia. Prenderei due parole cominciando dal basso, cioè dal posto che ci sta ospitando. World Cup, il posto in cui siete, è il primo centro di co-working, di micro co-working dovrei dire, della Val di Susa. Un posto che in qualche maniera nasce dalle riflessioni, dalle esperienze che sono state proposte all'interno di Etinomia, ed è una realtà in cui professionisti di ogni tipo, di ogni estrazione, possono venire qui, affittare una scrivania per un giorno, per un mese, per una settimana, per chi non vuole, chi è stanco di lavorare da solo a casa, chi è in cerca di una collocazione diversa, ma soprattutto chi è in cerca di sinergie professionali per anche rilanciare a volte la propria professione e reinventarla in maniera creativa in un momento in cui, come dire, la crisi morde i talloni. È una risposta creativa, può essere effettivamente una risposta rivoluzionaria, nel senso di dare il giro alla propria professione, alla propria vita, cercando di puntare sulle relazioni, sulla sinergia e sulla solidarietà professionale. Questi tre termini, che sembra impossibile mettere assieme, invece sono proprio tre ingredienti di una ricetta che qua stiamo cominciando veramente a sperimentare, e soprattutto ne sperimentiamo gli effetti dirompenti. Allora, intanto la prima cosa che probabilmente un po' colpirvi, anche per la posizione un po' anomala, è il calcetto e anche la tazza sul logo, no? Cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di immaginare che si potesse creare un posto di lavoro in cui si potesse anche vivere, no? La vita professionale che si prende, anzi la vita professionale a cui dedichiamo le migliori energie della nostra giornata, potesse andare a braccetto con la serenità, anche con un certo atteggiamento ludico, sicuramente con un atteggiamento creativo. Questo noi lo sperimentiamo qui, noi che frequentiamo questo posto, chi come me, oltre a contribuire a fondarlo con altre 10 persone, lo vive con una certa quotidianità, perché io lavoro stabilmente in questo posto, oltre che gestirlo. Di professione progetto impianti, ho costituito un collettivo di progettazione con altri colleghi con cui abbiamo rapporti solo orizzontali, non di subordinazione, tutti basati sull'autoresponsabilizzazione, una formazione veramente potente che dà soddisfazione ai nostri clienti intanto, ma anche a noi, perché siamo strapieni di lavoro in un periodo di questo tipo qui, sembra di raccontare una novella straordinaria, lavoro di qualità, lavoro che scambiamo anche con persone esterne, perché davvero non abbiamo abbastanza tempo per farlo tutto, ma soprattutto con una solidarietà tra professionisti che differentemente sono riuscito a sperimentare in altre realtà, anche quando sono stato io stesso a crearmi una società di ingegneria di 20 persone con altri 3 soci. Nasce proprio dal fatto che la sperimentazione di legami completamente diversi da quelli ordinari tra le persone, quindi esaltare il valore delle relazioni, veramente restituisce e restituisce potentemente quanto si dà. Vorremmo fondare nel giro di un annetto, cioè fondare in qualche maniera, provare a costruire una scuola, la prima scuola di sinergia e solidarietà professionale. Oggi una volta in più ho avuto conferma del fatto che non esiste nulla del genere in Italia, proprio per fare in modo che questa nostra esperienza sia trasmessa, che diventi patrimonio più o meno collettivo. Dico più o meno perché ci rendiamo conto che c'è ancora una certa resistenza a pensare che veramente siamo tutti responsabili della nostra vita, che possiamo prenderla tra le mani, che possiamo diventarne protagonisti a tutti gli effetti. E credo che con questo, no, posso lanciare la serata in senso stretto, che è stata coorganizzata da Etinomia e da Italia che cambia, con lo scopo di presentare il portafoglio.